La politica nel PDL si fa con i tacchi a spillo e le minigonne, lo ha detto non un esponente della sinistra ieri, ma Barbara Contini, finiana a questo punto, del centrodestra. Onorevole Daniela Santanchè, buonasera, ce l'aveva con lei anche? Ma credo con me no, perché la mia storia politica credo che sia abbastanza nota a tutti, il coraggio che ho avuto, le denunce che ho fatto, le battaglie che ho condotto e che sto conducendo, per cui se era rivolta a me ho già risposto ieri che i tacchi a spillo logorano chi non ce li ha. Devo dire che la battuta non è male, l'abbiamo apprezzata anche noi, ma i giornali hanno accostato insomma tutte quelle figure femminili che insomma nel PDL si distinguono anche per di donne naturalmente, per la loro femminilità. E c'era anche lei. C'era un concetto nel centro-sinistra che bisognava mortificare il proprio corpo. Io non vivo nei retaggi culturali di Platone, che diceva che il corpo era la prigione dell'anima. Sono una donna del mio tempo, quindi non voglio sacrificare ciò che non è una fortuna, cioè non è un merito, una fortuna, nascere piacevoli, più o meno belle, più o meno interessanti. E detto questo si va avanti. Lei sa che in questi giorni c'è un grande dibattito tra le donne repubblicane e quelle democratiche negli Stati Uniti d'America, dove peraltro è stato girato anche un video a tal proposito, e credo che non ci si debba vergognare della propria femminilità. Ecco, però, che io ho sempre detestato l'omologazione. Non mi sono omologata a quello che è un pensiero unico della sinistra, che il concetto che era quando noi eravamo piccoli nelle fiabe del bello scemo lo vogliono ancora fare convivere e vivere nel terzo millennio. Ma la Barbara Contini è com'è, brutta intelligente? La Barbara Contini è quello che si vede, voglio dire. Non cioè? È stata, ma a me non interessa l'aspetto estetico, io ce l'ho con chi vive male il proprio aspetto estetico, perché vede, il complesso non è mai proporzionato al difetto. Ci sono donne che sono brutte e che vivono bene la loro bruttezza, perché possono essere erotiche, possono essere sensuali e non ce l'hanno col mondo. Io credo che alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio e piacersi è un modo per essere migliori come umani e per essere più buoni con il prossimo. Se uno si guarda la mattina e si vede un mostro e si vede un cesso, è soltanto a voglia, voglio dire, di rivendicazioni, a voglia di cattiverie. Questo... un mondo di buoni anche nelle fiabe che leggevamo da piccoli è un mondo di belli e anche un mondo di buoni. La principessa era bella, era buona, la strega era brutta e cattiva. Mi sembra che comunque forse anche all'interno della sinistra questa posizione, che è un retaggio, non so, degli anni 70, forse sia anche un po' maturata. Però detto questo, Santanchè, con qualcuno ce l'avrà avuta. Lei dice giustamente, io ho la mia storia, in effetti lo sappiamo, lei è entrata, uscita, ha portato avanti le sue idee anche a costo di litigare a volte con tutti, poi è rientrata adesso nel PDL, tra l'altro con un incarico, l'ultimo importante, ne parleremo, le squadre della libertà. Ma con chi ce la poteva avere allora la Contini? Con altre onorevoli? Ci sono delle onorevoli? Una precisazione a quello che lei ha detto. Sì. Io sono la rappresentazione vivente che, ed essendo Berlusconi non un dittatore, anche chi dissente per portare avanti le proprie battaglie poi si trova la sintesi politica, quindi anche per sfatare il fatto che ultimamente Berlusconi ha degli attacchi come fosse il dittatore massimo di questo paese. Io sono la testimonianza e la rappresentazione fisica che si può dissentire, si può trovare una sintesi politica. Certo, lei stessa però la dimostrazione che quando non tira aria il cavaliere, insomma, non è che la manda a dire, insomma, se ci sono dei motivi di dissenso. Giustamente. Anche, Giustamente. Se ci sono motivi di dissenso devono essere fatti con forza, perché è la passione che dà forza alle idee, quindi io ammiro e apprezzo tutte quelle persone che fanno battaglia con forza in maniera trasparente. Ecco, però lei non mi vuol dire se c'è qualcuna nel PDL o anche non nel PDL che si è fatta strada semplicemente con le minigonne e coi tacchi, a meno che non vogliamo pensare che la Contini così abbia straparlato con qualcuno, ce l'avrà avuta, insomma, no? Ci sarà qualcuna che invece è così, non lei. Ma io guardi, io non le conosco, io conosco donne del centrodestra capaci, che hanno dimostrato di essere all'altezza del ruolo, e poi sa qual è il problema? Che io non mi
farò mai parte di quella squadra che ha la sindrome dell'ape regina, che pensa di essere la migliore. Ci sono donne più bravi, donne più capaci, donne più belle, ma donne che sono impegnate. Quindi io veramente parlare male delle altre donne è un gioco che non mi appassiona, non mi appartiene e non lo eserciterò mai. E mi dispiace che una donna come la Contini faccia di queste polemiche, che non solo fanno male alle donne, ma che fanno male alla politica, perché lei se lo ricorda quando Alberoni molti anni fa sul Corriere della Sera scrisse un bellissimo articolo dal titolo "Le donne non sanno fare branco". Poi ci lamentiamo, abbiamo la sindrome del capo perché non sappiamo fare squadra, cosa che gli uomini hanno imparato a fare molto bene.